Oggi con me c'è Andrea Peduzzi Buongiorno E siamo qui per chiacchierare di eh, fondamentalmente 3-4 cose Nel senso che io parlerò di Povere Creature Che è uscito al cinema in questi giorni Il nuovo film di Yorgos, Yorgos Lanthimos Che perlomeno in alcune categorie è abbastanza fra i favoriti eh, agli Oscar, eh, tu, invece, Andrea, ci parlerai di due serie tv, ovvero Monarch Legacy of Monsters. La serie nell'universo di Godzilla e King Kong che è uscita su Apple TV Plus. E della quinta stagione di Fargo, che è tornata dopo anni di assenza eh, su, su Sky. Sì. Prima. Prima, però, volevo spendere due parole, cioè senza dilungarci su un'analisi di tutte le singole categorie, comunque due parole sulle nomination appunto per gli Oscar che sono state annunciate eh, qualche giorno fa, il 23 gennaio. E che vedono, eh, insomma, più o meno a, a grandi linee direi quello che ci, ci si aspettava. Eh, no? Su, su Wikipedia c'è una roba fantastica Steven Spielberg è un coproduttore di Maestro? Oddio, fammi vedere. Sì, è un, è un coproduttore di Maestro e grazie alla nomination al, um, all'Oscar all come miglior film ha esteso il suo record Spielberg di maggior numero di nomination come miglior film sta a 13. Cioè lui no, 13 volte stava nei, nei candidati a miglior film. Inclacabile alla fine, sempre... Una macchina da guerra. Una macchina, una macchina, guerra. macchina da Oscar, a differenza del povero Leonardo DiCaprio che invece se non sbaglio è rimasto escluso. Esatto, si sì, è rimasto escluso. Sì, allora ammetto che è... effettivamente mi è, cioè, mh, mi è un po'... Non, non dico che mi è sembrato strano perché io, per quanto mi riguarda gli Oscar non c'è niente che mi sembri strano, sempre per il meccanismo di cui... Tu hai già ampiamente parlato, credo, ogni anno, ogni volta che... Sì, sì, poi, poi rifarò il pippone in cui spiego alcune cose. <ride> sì, sì, sì Alla gente che si indigna. Quindi in realtà non mi meraviglio di niente, anzi, non, cioè nel senso, è, è una cosa contestuale. Però diciamo che è così, in generale, vista l'interpretazione in... Uh, come ti dice? in... Uh, o Santa Maria, beh, chi era ha Secondo me era, era davvero sì, la allora. sua, per cui... C'è da dire che DiCaprio è sempre stato un po', ha sempre avuto qualche difficoltà con gli Oscar. Oh, io, è perché vero, tant'è che ci sono diversi... quando l'ha vinto c'era stata proprio la... Sì, è, è uno di quelli che alla fine gliel'hanno dato. Finalmente esatto, gliel'hanno dato e quindi anche... e basta, quindi... Sì, sì, sì ma io. anche... Mh, ci sono stati anche casi, di diverse occasioni in cui ci si aspettava la nomination e non l'ha ricevuta, per cui insomma è un po' la sua storia con... Con gli Oscar, comunque in un anno in cui c'erano un sacco di attori uh, che, che, che erano in lizza per cui le scusate, non ci sta sempre. Stavo guardando il film con più nomination è Oppenheimer, che ne ha 13. Poi ci sono uh, cioè Povere Creature a 11, Killers of the Flower Moon a 10, uh, Barbie 8 e Maestro 7. Questo è, diciamo, il, il, il ranking. Allora, facciamo un gioco. Eh. Adesso io ti dico i nomi, cioè ti dico i film che hanno la nomination come miglior film eh? e tu per ogni film mi dici un aggettivo. Mai. Ma Ma che commenti non il film, che commenti la nomination. Sì, 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 sì. Allora, American Fiction. Non ne so un cazzo. Ok, va bene anche questo, non per questo. Sì, sì, no, è certo. Anatomia no. di una caduta. Cazzo, lo, lo sembra fighissimo, non sono ancora riuscito a recuperarlo. Bello, si sì, conferma. Barbie! Boh, è uno di quei film che a posteriori, scusa, sì, non voglio commentare film, sì lo capisco, ci sta, ma a posteriori forse mi è piaciuto meno di quanto mi sembrasse all'uscita. Ok, ok. Io l'ho rivisto di recente e pensavo che riguardandolo mi sarebbe piaciuto di più. Io uh. su Letterboxd gli avevo dato 4 stelle e mezzo. Pensavo, ma... secondo... secondo me quando lo riguardo sale a 5. Invece mi è piaciuto, mi è piaciuto esattamente allo stesso modo. Beh, beh, io l'ho rivisto anch'io perché l'ho rivisto in televisione poi quando è uscito per lo streaming. E mi è piaciuto un po' meno. Cioè, l'ho trovato meno... meno interessante, non sul piano visivo, perché lì secondo me è sempre molto, molto figo. E così, però, mi è sembrato meno interessante. Nel, cioè, non so spiegarti, mi è sembrato mh, forse un filo troppo didascalico nel nonostante sia un film che faccia anche delle didascalie, un, un linguaggio eh, per certi versi mm. quindi è, è, è un commento così, però l'ho trovato forse un po' troppo didascalico in termini di. Rispetto all'uscita dove invece ero anche poi nel mood Barbie, ci cioè avevo visti uno via l'altro, quindi c'era anche quella giornata particolare che mi aveva. Io quello, su quello alla fine non sono. cioè quella cosa che, che alla prima visione forse ero un po' d'accordo, in realtà riguardando ho trovato che no. Va bene. Quella cosa che, che mi aveva lasciato più perplesso la prima volta e che non mi è cambiata la seconda è Will Ferrell e in generale tutta la parte lui e i dirigenti Mattel non perché non faccia bene quello che deve fare e capisco anche magari il senso che può avere però non lo so, secondo me è la cosa più debole del film è eccessivamente, sembra un altro film che può sembrare eccessivamente macchiettistico che può sembrare assurdo visto i momenti di follia che ha questo film, però secondo me il resto c'ha un equilibrio un po' bizzarro che quello non ha, quello sembra venire da un film con Will Ferrell, che sembra venire da Anchorman, non lo so, che sbraca ed è... Non so, quello mi è sembrato un po'... Un... Un... Un po secondo troppo. me è una cosa, che non... una cosa che non funziona lì dentro. Questo, però... No? però questo l'ho pensato anch'io, prima... era, la... era la... Tra, le... tra le cose no della prima visione. Sì, era la cosa che... che speravo avrei posizionato meglio riguardandolo e invece no, continua a essere per me la roba che mi impedisce di amarlo a tutto tondo il film. Eh. Eh, The Holdovers. Eh. <ride> Cazzo, The Old Doves uh, se ne parla tanto bene, ho paura però. Che, che è, la è, la, è, la, è la cosa da Oscar, è la cosa troppo da Oscar. Sì, allora, Sai cosa? Lo è, secondo me. E me meno. Ma... meno cioè, non, è, non è Green Book, è esatto. Quelli, cioè, quelli... È sicuramente il tipo di film che può piacere agli Oscar, o magari che poteva piacere agli Oscar di una volta. Magari adesso sono un po' cambiati, vedremo. Eh, però senza essere. Il fil la merda che piace agli Oscar sì, non, certo, certo, certo. non è a posto con Daisy, esatto? Sì. Eh, Killers of the Flower Moon. Il, minchia. Il, questo lo commento io. E ci mancherebbe altro. Sì, stop, io ho detto, minchia, maestro. Ah, quando, mi fa quando, esce, questi esce, miei quando esce, punto di domanda. Ma come quando esce? È uscito <ride> <ride> Oppenheimer, minchia ok past lives vabbè ah non l'hai visto non l'hai visto no. uh, povere creature povere la zona di interesse, <ride> Vai, non mi hai dato soddisfazione con questo gioco? Eh, mi ma perché spiego. se tu mi impedisci di commentare del film, solo della candidatura, rimango un po' bloccato, <ride> ma no, potevi anche commentare film, ma tanto metà non li hai visti. Per cui, infatti, cazzo, è, è stato un anno implacabile da questo punto di vista. Vabbè, c'è anche da dire che Anatomia, no, beh, Anatomia della è uscito no? in Italia. No, no American Fiction da capita, noi non è no, eh, no? Però per dire, American Fiction non è ancora uscito. The Holdovers è appena uscito in Italia, Maestro è uscito di nascosto sotto Natale su Netflix ah Past ma cazzo, Lise... no ma, è... ma sono stato così coglione di essermelo perso eh vabbè, Past Lives esce a febbraio bello. Povere Creature è uscito adesso, la zona di interesse esce. Povere Creature, creature a che è uscito ieri, no? È possibile. Sì, sì, sì. cioè, okay. capito... E non l'ho ancora visto. Ci sta anche che non, non, tu non sia aggiornato. Io no, ne ho visto no, no. Un no però di posso, voglio dire, il commento agli Oscar si può fare anche a, a pregiudizio. Ecco, ah, è. Visto? chiaro, sì, sì. No, allora, un tema di questi giorni è la gente che ha sbroccato perché Margot Robbie non ha ricevuto la nomination come miglior attrice, però comunque ce l'ha come produttrice. Per, cioè certo. Se Barbie vincesse come miglior film, lei avrebbe un Oscar per questo film. E. Uh, Greta Gerwig non l'ha ricevuto come regista, però l'ha ricevuto come suo, ha, tre, ha diretto tre film. Su tutti, su tutti e tre ha ricevuto la, la nomination per la sceneggiatura, comunque, eh, anche in questo caso, eh, e questo è, è motivo di partire dal calcio, dire va bene, beccati la sceneggiatura, però, allora lì è, è da capire. Nel senso, eh, il discorso è secondo me che. Può essere che queste due nomination non siano arrivate per una questione di patriarcato? Boh, sì, non lo so. Secondo me, in questo caso specifico, è più significativo il tipo di film che è Barbie. Perché, cioè, adesso, secondo me, Barbie, da una buona fetta di votanti degli Academy, non viene visto in maniera troppo diversa da un film di supereroi. È comunque quel tipo di cosa là a cui dai certi riconoscimenti, ma non t'allargare. Non lo so. Ma secondo oh, me c'è oh. stata davvero... Cioè è possibile che ci sia stata una percezione diversa tra Stati Uniti e Europa? Di Barbie? Sì. Ma no, ma se tu vai a vedere la reazione della critica, eccetera, cioè è un film che è molto apprezzato, però poi alla fine quando si votano... Ah, le... Anche della, le... Cioè nel senso della critica americana o della critica europea? Eh, no, 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 cioè, allora, spiegami la domanda. Nel senso, io ho la sensazione che dalla critica europea sia stato percepito anche come... Uh, molto interessante a livello di, di messa in scena e per certi versi sofisticato. Mm. E cosa che secondo me qui stiamo parlando però del miglior film, miglior regia. però ho la sensazione che negli Stati Uniti questa cosa non sia passata, però ripeto, non è una sensazione basata sulla statistica, ma basata sulle quattro sono state che ho letto, però mi è rimasta, ecco, quindi la, la buttavo lì per quello. Mm, ma può essere. Uh, onestamente, non saprei. Mi sembra che comunque la critica riconosca a Gretchen Garwick di essere anche americana, di essere una, una signora regista. Poi oh, vai a sapere. Uh, stavo, mi stavo chiedendo una cosa, perché comunque c'è anche un po' il fatto che, no, oh, aspetta. Uh... Mm, interessante sta roba. Cioè dice: Ci sono tre film diretti da donne fra i migliori film. Ovvero um, come si chiama? Anatomia di una caduta. Barbie e Past Lives di una sola regista fra le nomination come miglior regista. Quindi, a fronte di un terzo dei migliori film è donna un quinto di, di miglior regista e donna. C'è questa differenza. Non so, segnalo questa cosa. Okay, okay. In termini di rapporti, effettivamente uno poteva aspettarsi, cioè è chiaro che non è così matematica la roba, però magari due donne candidate come miglior regista. Però insomma, secondo me, è... pesa molto di più la natura di Barbie che... Sì, 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 sì sono assolutamente d'accordo. Nel senso, capisco come sia... Ma è anche il modo in cui è stato accolto ed è, attenzione, è anche parte del modo in cui è stato comunicato, nel senso che c'è stata una doppia comunicazione riguardo Barbie, nel senso che da una parte è stato comunicato eh, a un certo tipo di pubblico e anche a un certo tipo di critica, diciamo così, come un uh, film, uh, il film di Greta Gerwig, il film con una certa impronta, il film che in qualche modo parla pur avendo alle spalle Mattel eccetera, un certo tipo di tematiche, per cui è stato passato come eh, l'esperienza pop femminista, per volerla proprio riassumere grossolanamente. Dall'altra, però, è stato venduto e tanto anche, ma anche qui in Italia, per esempio, come il film di Barbie, cioè il film di Barbie inteso come poteva essere Transformers, cioè come un film dove catalizzare un certo tipo di, dove fare comunicazioni con i content creator, l'influencer, spingendo. Soprattutto da quel punto di vista sul, sull'estetica, sul giocattolo, sul merchandise, e effettivamente, tra virgolette, quasi la cosa del supereroe. Secondo me c'è stata davvero questa doppia comunicazione che poi si è tradotta, anche poi per questioni slegate dalla comunicazione, ma anche per quella che è poi la, la natura un po' doppia del film in una, in una do, altrettanto doppia percezione. Cioè, sì, poi allora, secondo me, c'è da dire una cosa, eh, io trovo che comunque. E qua si fa sempre il discorso, cosa vuol dire miglior regista? Perché il regista è quello che decide le inquadrature o è quello che fa girare tutti i reparti, sceglie le persone giuste eccetera e riesce a dare al film un tono che funziona. Secondo me inquadrato in quest'ottica qua, che personalmente ritengo l'ottica giusta, Barbie è comunque un'impresa di regia della Madonna, innanzitutto proprio per il concetto di base che non far venire fuori una roba stile Cats dal film di Barbie già vuol dire che hai fatto un buon lavoro, ma poi se vai a vedere appunto il livello di lavoro che c'è di, di, dal punto di vista della fotografia, del, dei costumi, de, 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 delle scenografie, degli attori, Secondo me è una gran regia, intesa in senso ampio, a prescindere che poi si possa discutere se c'ha il movimento di macchina, figo, il piano sequenza, quel che vuoi. Poi, avrebbe meritato di più di Justin Trie, Martin Scorsese, Christopher Nolas, Alantimos e Glazer. Eh, onest... Allora, io non ho ancora visto la zona di interesse. Rispetto agli altri quattro, secondo me... Cioè, il problema è che se lo metti al posto di anatomia di una caduta hai comunque tolto una donna per metterne un'altra, per cui alla fine <ride> rimangono le polemiche. Ma insomma, eh, c'è anche un po' questa cosa qua. È chiaro che quando tu metti 10 miglior film e, e rimangono 5 in nomination per regista si, si, si crea questa, questa dissonanza che dice ma come miglior film? E eh, chi l'ha fatto il film? L'ha fatto il regista? Eh, ho capito, ma so 5 contro 10 qualcuno rimane fuori per forza. È una, roma, è una discussione infinita da cui non si esce più. Secondo me poteva tranquillamente entrarci, però è anche un, un anno pieno di. Cioè, secondo me il 2023 è stato un anno di Fin della Madonna. Eh, magari in un'altra annata avrebbe avuto anche la nomination come miglior regista, come ce l'ha avuto sì, è vero. È stato un anno di Fin della Madonna, che tra l'altro sono stati distribuiti nel corso dei mesi in maniera anche piuttosto uh, uniforme. Per cui secondo me non si ha la sensazione come poteva essere non ricordo male il 2018-2017 l'anno di chiamami col tuo nome eh, in cui era arrivata tantissima roba di botto però anche molto molto vicina qui eh, c'è stata una certa costanza sì, oltretutto, che, oltretutto che secondo me oltretutto... fa sembrare la cosa meno vistosa eh. invece no è proprio mm -hmm. stato un grande anno eh sì a, a, per esempio lei la nomination come miglior regista l'ha ricevuta um, per Lady Bird Secondo me quest'anno Lady Bird non le avrebbe valso no, 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 come miglior no, regista. No. E, 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 cioè, vedi, questo allora, fa è, stra, comunque... è strano che le sia valso in quell'anno perché anche quello era stato un anno, cioè strano, è singolare perché anche quello e, era è, stato è, un anno è... particolarmente, particolarmente pesante. E lei era lì con Del Toro, Nolan, eh, c'era La Forma dell'Acqua, Dunkirk, Get Out, eh, Il filo nascosto e Lady Bird. Ah e beh, fra vai. i migliori film, ma non il miglior regista, c'era Chiamami col tuo nome, Darkest Hour, eh, The Post. E i tre manifesti e bimissuoli eh, non lo so secondo me alla fine è inutile cioè ma Allora il, discor il discorso è che una cosa non esclude l'altra. Cioè, può esserci di mezzo degli elementi di maschilismo, può essere che eh, quelli che votano il primo come miglior regista non gli piace, Barbie, eh, certo, però non è neanche così fuori di testa che in un contesto in cui devi sceglierne 5 di registi, scegli questi 5. Barbie rimane fuori. È abbastanza normale, anche perché. E qui arriva il momento del pippone. Una cosa che, che a me sembra che molti spesso si dimentichino o non sappiano quando dicono, ah l'Academy ha deciso questo, l'Academy ha deciso quello. L'Academy sono tipo 11.000 persone che votano. È la democrazia, che è bella perché ognuno esprime il suo parere ed è brutta perché non è che stanno lì a discutere, a decidere tutti insieme eh, cercando un plebiscito. Ognuno singolarmente vota il cazzo che vuole. E quindi può succedere di tutto. Oltretutto con delle regole specifiche, se ne hanno cambiate ultimamente, io ricordavo che le regole erano che tu voti, eh, tu singolo, no? Dici, devo votare per eh, decidere la nomination migliore regia. Tu dai le tue 5 nomination e mandi. E eh, la, la regola di base è che chi ha più primi posti entra, però poi ci sono tutta una serie di, di contro regolette. Ma per esempio una regola era se nessuno ti mette al primo posto non puoi avere la nomination, anche se magari tutti ti hanno messo al secondo posto. Eh, quindi di base, magari nessuno ha messo Greta Gerwig al primo posto. E, e non è folle. Nel momento in cui sta andando contro l'Antimos, Nolan, Scorsese, eh, che nessuno magari l'abbia messa al primo posto, anche se, o che non abbastanza l'abbiano messa al primo posto, e magari l'hanno messa tutti al secondo, o un po' il primo e la maggior parte, del cioè vai a sapere, finché i risultati non li sì. rendono pubblici, non lo puoi sapere. Così, ovviamente, a, a Naso ho la sensazione che sia stata, che si sia beccata un sacco di secondi e terzi box. Può essere, può essere, ma poi, ehm, a parte appunto che non è che sono la giuria di Cannes, che sono dieci persone che si mettono lì e decidono tutti assieme, ma gente che vota ognuno per i fatti suoi. Eh, poi è ovvio, la, la, dove va la, la cultura in quel momento può un po' direzionare il voto, come sempre, avviene, o anche il fatto di chi fa campagna, chi non la fa, chi la fa meglio, chi la fa peggio, o chi c'è nell'Academy. Però comunque questo è. Eh, in più... Um, come si dice le, la, cioè, ra, di nuovo, siccome non sono 10 persone che fanno la setti due settimane a canna a guardarsi tutti i film, ma è gente che si fa i cazzi suoi. Io do per scontato che la maggior parte della gente che vota dell'academy. Non abbia visto tutti i film e non si faccia neanche lo scrupolo di mettersi a recuperarne troppi prima di votare. Sono esseri umani che hanno una vita e quindi hanno tutti la possibilità di farlo, ma secondo me ness quasi nessuno. Sicuramente nell'Academy, essendo tutta gente che fa cinema, c'è il malato, c'è l'Edgar Wright che ogni anno si guarda tutti i film che escono e se se ne è perso qualcuno lo recupera. Ma... Do per scontato che la maggior parte non lo faccia come è normale e non c'è una verifica su questo. Quindi molta gente vota a simpatia, vota sulla base de, di quali sono i film che ha visto. Eh, gli piace quell'attore, gli sta sul cazzo quel film, cioè funziona anche così, piace o meno. Inoltre, no mentre per decidere il vincitore votano tutti, i vincitori delle varie categorie possono votarli tutti, il che spiega perché spesso il vincitore è, sembra scelto più a caso delle nomination. Eh. Le nomination vengono decise da chi fa parte della categoria, cioè i registi votano per il miglior regista. Il che vuol dire è che la gente che dice com'è possibile che voti questo come miglior film ma non voti la regista o non voti l'attore, e non sono le stesse persone a votarlo. E anche negli attori, uno dice sì, però è, è folle che dai la nomination ad America Ferrera per Barbie e a Ryan Gosling ma non la dai a Margot Robbie. E lì sono le stesse persone a votare però poi comunque sono diversi gli avversari tra virgolette diversi film ci possono essere mille motivi per cui uno magari uh, spinge come miglior attrice non protagonista America Ferrera uh, ma mette comunque Margot Robbie sotto a che ne so Lily Gladstone o Kerry Mulligan e Emma Stone cioè con tutto che secondo me Margot Robbie fa una grande interpretazione. Uh, però è anche un'interpretazione che è un po' più sfumata rispetto ad altre, che sono. Um, è anche un ruolo più, più comico, che è una cosa che spesso non viene premiata uh, uh, dall'Academy. Ci sono mille motivi per cui ci può essere questa incoerenza, che non sono necessariamente il maschile, per di più poi in un anno in cui fra le migliori attrici ci stanno dentro cose, proprio American Ferrera che è un'attrice di origine latina, eh, Lily Gladstone che credo sia la prima volta che un'attrice nativa americana ha la nomination come miglior attrice, cioè, non lo so, boh, secondo me non, non è neanche giusto, cioè è giusto far notare che ci sono ancora disuguaglianze, disparità, quel che vuoi non so neanche se questa cosa sia dovuta a una qualche forma di complotto per escludere Barbie o, Ma o Margot Robbie o Greta Gerwig che peraltro sono, hanno la nomination per cui... oh, secondo me non è tanto una forma di complotto può essere che eh, alcuni professionisti cioè è anche un film comunque eh, piuttosto se a virgolette ideologico per cui è anche possibile che sia più divisivo di altri anche per questo motivo e, per quanto magari uno stia valutando una determinata categoria, un determinato aspetto dello, del film, magari ne rimane comunque sotto pelle, influenzato anche da quelle che sono le tematiche. Vai a sapere, però non si può. No, è chiaro, però eh, al netto che, adesso non ho idea di come funzioni i regolamenti da questo punto di vista, magari Bradley Cooper può votare sia per regia che per attore, perché fa entrambe le cose. Ma sì, sì, sì. Però di base, a livello... Di, a livello di assegnare i premi magari ci può essere questo ragionamento perché tutti votano per tutto ma a livello di dare le nomination chi vota come miglior regia non è chi vota come miglior sceneggiatura perché sono le due categorie separate ecco. quindi non è che voti dicendo la voto come non la voto come regia però le do il voto per la sceneggiatura che è il tipo il premio di consolazione perché sono proprio persone diverse che le votano le nomination quindi a meno che si mettano tutti d'accordo ma insomma mi pare improbabile Beh, quindi in realtà il punto è non, 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 non incassatevi amici è... <ride> non, non polemizzate usate il vostro tempo per fare in maniera più proficua perché tanto qui non piuttosto incazzatevi per Cano per Venezia o per altro per Berlino con... se, se non siete contenti avete, avete diciamo dei bersagli molto più, molto più identificati molto più netti molto più sì, sì, ma poi soprattutto non incazzatevi per sta roba. Che so ma non incazzatevi nella vita, dai ragazzi, <ride> la vita è tanto breve, è tanto bella, serve, dobbiamo viverla con pace. Vabbè comunque dopo questi direi dieci minuti di due maschi <ride> che spiegano come mai non bisogna incazzarsi se a <ride> Barbie non riceve le No, di no, maglia. Un po' di, un po di <ride> mansplaining secondo me ogni tanto è, necessario. è sì, necessario, sì. sì. poi io sì, sì. Eh, in realtà allora, mi capita di praticarlo di rado per questioni anche proprio contestuali in cui spesso sono io che non capisco una mazza ma, ma di niente e quindi vengo... <ride> Vengo, diciamo, vengo, vengo spiegato da, 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 il, diciamo, il, da... Il mansplaining no. lo fanno a te, anche se sei un maschio. Esatto, esatto, esatto. <ride> mansplaining, mansplaining, comunque sple, explaining. Non che io non capisco mai una mazza. Va bene. Allora, dico due cose su Povere Creature, che è il nuovo film di Yorgos Lanthimos. Allora, attenzione, ti metto già in una posizione comoda. Non l'ho visto, ma puoi fare mm. tutti gli spoiler tu. Vabbè, ma non li faccio comunque perché, perché a favore... ah. Vabbè, oh. <ride> eh, che è il regista insomma, di Dogtooth, The Lobster eh, il, il Cervo Sacro, La Favorita è il suo secondo di tre tra l'altro film con Emma Stone che era La Favorita e sarà nel prossimo Kinds of Kindness eh, in cui tornerà tra l'altro anche eh, Willem Dafoe che è qui e Margaret Qualley che è qui in un ruolo molto piccolo e, e che cos'è? Sostanzialmente è una sorta di rielaborazione di, di, di Frankenstein. Cioè, pesca tantissimo da Frankenstein come concetto di, di lo scienziato che rianima un cadavere a grandi linee. E ne, in alcune cose a livello di immaginario, perlomeno nella parte iniziale, anche se poi va in tutt'altra direzione: nel senso che comunque Frankenstein e la moglie di Frankenstein sono film abbastanza pessimisti e, e distruttivi come, come spirito. Mentre questo è un film che, comunque, ha uno spirito, soprattutto poi. In come va a concludersi non lo dico nel dettaglio, però ha uno spirito abbastanza positivo. Anche rispetto ai film precedenti di Lantimos, che insomma erano un po'. tendevano magari un po' più verso il, il cinismo e il nichilismo. Qua c'è un, proprio un. Uh... Non lo so, sta, deve essere in un momento un po' più allegro della sua vita, forse, rispetto ai film precedenti, eh, anche il periodo, anche l'ultimo di Shirley è un po' più allegro, cioè allegro si fa per dire, è un po' più positivo. Io, però... io voglio dire una cosa: che, cioè, ho avuto questa. Cioè, ho parlato di questa cosa esattamente ieri mm -hmm. con dei diciamo, con conoscenti, e eh, io invece. Ho avuto la sensazione che già la favorita, per quanto sia cupo di eccetera, eccetera, mi è comunque parso un film più positivo rispetto anche solo ai precedenti di Latimos. Per cui secondo me, no, no, non sto dicendo che lo fosse. No, ci, ci sta, ci sta. Ma secondo me c'è anche proprio un percorso in questo senso. Sì, però diciamo che comunque la favorita si chiudeva con lei, c'era i conigli, e la, cioè comunque... Allora, la favorita si chiude bene, dai, c'è una povera ragazza che in ogni caso poteva finire molto male, come viene detto nel corso del film, e invece di prendere il posto di un'altra persona, vivrà nel lusso a patto, sì, di leccare qualche tallone, di fare delle cose, cioè, ma cose che farei io eh, per avere uno stipendio e quindi cioè, per avere un, quel tipo di benessere, per secondo me era anche un film contestualmente ottimista vabbè ci può stare, qui comunque la storia vede eh, praticamente c'è questa donna interpretata da eh, Emma Stone che vediamo subito all'inizio suicidarsi, si butta da un ponte, non sappiamo perché, non sappiamo per come e viene resuscitata, ci spiega quasi subito da, da questo scienziato che è eh, il dottor Frank che sta nella situazione interpretata da Willem Dafoe eh, che la, la, la resuscita facendo cosa? Le apre la capoccia, le leva il cervello e le mette il cervello del, ba, della, della bambina che portava in grembo quando si è uccisa una roba, cioè quindi cioè, fin da subito si dice ok questo è un film fuori di testa non, non è una roba molto realistica e quindi di fatto eh, vediamo questo personaggio interpretato da Emma Stone che è un, un, letteralmente una neonata come cervello, poco più che neonata nel corpo di un'adulta che si sviluppa poi nel corso del film, cioè a una velocità uh, più alta del normale, nel senso che la vediamo uh, salire a 2-3 anni, arriva due, ver verso la fine se non è adulta poco ci manca, diciamo, e, e che scopre piano piano il mondo con un, una svolta particolare quando si rende conto del sesso perché è un film molto sessualizzato diciamo, eh, che, che si trova in quella zona di mezzo per cui per essere un film di un regista europeo non è che sia poi questa, questa roba scandalosa, ma per essere un film con un cast interamente americano è diciamo un po' più esplicito de, de, di quello a cui siamo abituati dal punto di vista di come, non solo del, del, di, cos, di come lo mostra, ma anche proprio di come parla di sesso, c'è questa cosa di lei che, Uh, ho visto delle polemiche su internet da, da gente che io non so ragazzi, cioè voi siete veramente troppo cresciuti con... Con lo spauracchio del sesso, suppongo. Di gente che dice: Eh, però qua si suppone che un bambino ci abbia desideri sessuali, ma che cazzo state a dire? Cioè, il punto qua del, del film è che questa ha il corpo di un'adulta e il cervello di una bambina, un, cioè, il che vuol dire che è una bambina che a un certo punto si trova letteralmente per le mani: il giocattolo più bello del mondo. Cioè, capita che si tocchi e scopre che le provoca piacere. Bambina di quanto, di quanto te, a livello mentale, e eh, non viene esplicitato, però diciamo la vediamo che cresce in maniera molto veloce. Se tu guardi anche lei come recitato. Però, però io se posso parlare, per me nel senso che adesso non voglio dire, però io ricordo di aver avuto un certo tipo di suggestioni molto presto da bambino. ah oh, sì, sì, no, beh, tipo dieci nel anni. E... Che, che poi magari non, ma prima di dieci anni, che poi magari non riuscissi a codificarle o a, diciamo così, incanarle, però ricordo che. E così come anche i miei compagni di, di, di LGBT certo, cioè adesso non voglio ma, entrare in un discorso spigoloso, però non mi sembra una cosa così ma, ragionevole, ma, 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 ma infatti, secondo me, quelli sono è una corrente di pensiero figlia di un certo puritanesimo sì, cioè, religioso che, che, che si è dimenticato quando si è da bambini o da ragazzini. Sì, no, ma è chiaro, sì, più la, il discorso, eh vabbè, però i minorenni è, è, è reato, più, sì, è ho più non, non se ne può parlare, cioè. No, è chiaro, ma cioè, nel senso, eh, ma proprio a livello di, di come funziona praticamente questa cosa impossibile, è una bambina che quindi non ha nessun tipo di di tutti i costrutti che noi abbiamo da adolescenti e ancora di più da adulti nell'affrontare il sesso in termini di pudori, vergogna eh, educazione religiosa eh, divieti eh, difficoltà nel rapportarsi con gli altri eh, peer pressure eh, le, tutte ste robe qua non ce le ha, è una bambina che scopre un giocattolo sostanzialmente, e dice minchia è bellissima sta roba la voglio fare il più possibile è la roba più normale nel mondo, tra l'altro anche a livello allegorico eh, cervello di bambino in corpo di adulto è letteralmente la descrizione di che cos'è è diventare adolescenti, eh, passare per la pubertà. Sei ancora sostanzialmente un bambino, però improvvisamente eh, ti tira. Per se sei un maschio, <ride> cioè, cioè improvvisamente hai le pulsioni sessuali. Alla fine è quello. E, e secondo me funziona benissimo. In più, Emma Stone è veramente pazzesca secondo me in questo film. Perché è bravissima, è scatenata. Ma fa secondo me molto bene, anche in maniera sottile su alcune cose. E lo dico, cioè, nel senso, io ho visto... Mia figlia ha otto anni, per cui, comunque, fino a un certo punto ho visto come, come cresce una, una bambina. E lei ha proprio questa cosa che, con l'evolvere del. insomma, l'avanzare del film, cambia proprio modo di, di camminare, di muoversi, di comportarsi, di, di come reagisce alle cose, in una maniera che è molto credibile se pensi che, a un, fino a un certo punto, è una bambina di, non lo so, due anni, poi è una bambina di 4, 5, 6, 7. È veramente fantastica lei da questo punto di vista. Poi il film non è incentrato solo sul sesso, però. Comunque il sesso è una componente molto forte e, di nuovo, qua c'è l'equilibrio bizzarro del fatto che è un, è un film europeo come gusto, come sapore, però è anche un film americano come attori, come coproduzione, eccetera. Parla di sesso in una maniera in cui non siamo veramente abituati dal cinema americano, perché al centro c'è un personaggio femminile che vuole scopare, che vive il sesso in maniera libera. E cioè, le piace? Dice, eh, oh, sta roba è bella, che problema c'è? <ride> tu fai un attimo mente locale, film americani in cui un personaggio femminile fa questa cosa, a mia memoria, ci sono sicuramente esempi, però a mia memoria in linea di massima sono o le commedie in cui questa cosa comunque viene buttata sul ridere e ridicolizzata, o i thriller polizieschi noir in cui il personaggio che si comporta così, cioè trombo perché mi piace, tipicamente la Dark Lady, o comunque qualcuno che a un certo punto viene punito per questa cosa. Ma un film in cui è il la protagonista è la roba normalissima e gli stronzi sono gli altri che non capiscono questa cosa, e alla fine lei ha, ha un lieto fine, cioè non è che ha la punizione perché vuole trombare. A me non è che me ne vengano in mente molti di film americani così, cioè, per assurdo mi viene in mente, mamma mia, due. <ride> <ride> un film in cui sostanzialmente la trama è lei che va in giro a scopare, perché è il prequel del, del, di Mamma Mia in cui non si sa chi è il padre della figlia, e non viene mai moralizzata per questo. Tu sai farmi un esempio di film americano in sto cui pensando, succede... Sto pensando e ce l'ho sulla punta della lingua, però anche il fatto che io ce l'avevo sulla punta della lingua e lo dica non implica che non ce ne siano molti. Eh, ma esatto! E questa cosa secondo me, secondo me, e per certi versi è accostabile a Barbie in questo, fa e dice delle cose... Uh, che possono sembrare normali a seconda di, suppongo di che mentalità hai ma secondo me non è così scontato in questo tipo di film con questo tipo di cast e questo tipo di produzione e Uh, e, e forse si vede anche un po' a divisione culturale, nel senso che secondo me in America sono anche molto più puritani rispetto a noi su questi argomenti, e quindi comunque ha un impatto diverso là rispetto a come può avercelo dalle nostre parti. Fermo restando che non è che manchino moralismi su certe cose in Italia e in Europa, e. e è accostabile a Barbie perché, comunque, è anche un film che parla di uh, società maschile. Di come lei, uh, di come un personaggio così ovviamente può generare reazioni attorno a lei, fa questa cosa, secondo me, molto, molto palese, molto anche sottolineata. Però bella che funziona: in cui progressivamente incontra uh, personaggi che in modi diversi. Uh, si pongono come io non sono ingabbiato dalle regole, io non sono ingabbiato dai moralismi, io non sono ingabbiato dalle, dalle convenzioni. E lei, che è così veramente priva di tutte queste cose perché è una bambina, gradualmente li mette sempre più di fronte al fatto che, no, non è vero, tu non sei ingabbiato magari da quella convenzione là. Ma sei comunque prigioniero di una gabbia e di una moralità che poi alla fine io ti faccio tirare fuori in maniera dirompente perché io faccio veramente il cazzo che voglio. Allora mi è venuto in mente intanto nel frattempo di Opposite of Sex, che è un film che in realtà mi sembrò mediocre, che non rivedo da quando lo vidi la prima volta a Venezia, eh, con Cristina Ricci, che è, sì. che, che è il personaggio principale. Eh. Era, apprezzava diciamo, questa, questa, un certo tipo di comportamenti e tutto il film era incentrato sul fatto che invece eh, il mondo che le girava attorno e anche quella che nel film rappresentava, tra virgolette, perché poi non era un film di, di giudizi e di conflitti non, non espressi in maniera diretta, era Aliza Kudrov. Che poi invece alla fine anche lei scopriva con gusto un. Un certo pensiero, ve ne vengono in mente altri due o tre, cioè nel senso che so che ci sono lì che mi ballano la no, testa. Eh, ma no, certamente no. ci sono. Però di nuovo sono delle eccezioni in una regola dove questo tipo di comportamenti viene generalmente strumentalizzato per uh, infliggere una morale oppure per dimostrare o andare contro questa morale, però in maniera comunque iperbolica e non, uh, e non, disin non disinteressata, non, non, so, non riesco a trovare le parole giuste. Mm -hmm, no, no, eh, nel senso, no, no. a volte anche questa scelta però viene considerata una scelta troppo sopra le righe e quindi non, uh, non, non, uh, non esente. Poi da morale alla fine, nonostante tutto. Però sì, di solito queste cose qui. Mm, mm, non so, mi viene in mente, ad esempio, in uh, un film di Poltos Mansenders, Un Bookie Nights, dove mm -hmm. praticamente la prima metà del film celebra questo tipo di libertà e non solo perché è legata alla fotografia, ma anche in termini. Più, come si può dire, indipendenti, da questa cosa più, più gratuiti, però poi la seconda parte la, la moralizza: cioè la moralizza per certi versi, perché lo fa molto bene, come ha detto, molto basante. Cioè più che moralizzarla, ecco, in quel caso, così come in altri film dove questo discorso viene gestito sempre in termini morali ma sofisticati, eh, viene messo. Non so se ti ricordi la. La moglie del, la, la moglie di, del tecnico del suolo, se non sbaglio, che era, andava cioè, per tutto il film, nasce come gag. Lei tradisce il marito con chiunque le capita a tiro mm -hmm. e alla fine viene uccisa da un colpo di pistola del marito. Quando praticamente il film entra nella sua fase di antitesi, diciamo così, esatto. che non è necessariamente una, una moralizzazione, però, come dicevo prima, è comunque una situazione in cui. In qualche modo viene punita lei? Mm, sì, viene punita, viene punito il marito, però il punto è: è che secondo me è anche la tesi di Anderson quel caso, perché poi Anderson ha, è, è ovviamente più sofisticato. Eh, questo comportamento viene raccontato come un comportamento sicuramente libero, nel senso che, secondo me, questo personaggio, in questo film, non viene visto come un personaggio che desidera danneggiare il marito. Contemporaneamente, mm. però, per quelle che sono i sistemi di regole di sociale, anche la formazione delle persone, quindi in qualche modo anche la loro, le loro emozioni inconsce così, è una cosa che finirà sempre per scontrarsi con dei costrutti, dei problemi sociali, che, dei quali alla fine è molto difficile uh, fare a meno, per cui anche chi pratica questa cosa in buona fede, in qualche modo in questa buona fede viene un po' fatta cadere, perché in fondo non puoi non sapere in che mondo vivi, non puoi non sapere ah, che. Se chiaro, tu sì. Fai queste cose e danneggi alcune persone che invece, magari, hanno riposto su di te un certo tipo di affezione e quindi anche un certo tipo di gelosia. Non so, mm -hmm. sì, 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 cioè, sì, esiste anche questa cosa? Io poi non ho visto povere creature per cui non. Non so, come. Vabbè, no, è chiaro che povere creature. A parte che ha questa ambientazione surreale, un mondo un po' steampunk. In, ha, ha questo tono comunque bizzarro, fuori di testa. E poi, appunto, ha questo personaggio che parte da questo assunto ir irrealistico del cervello di bambina infilato. Quindi, comunque fa tutta una serie di passi per far sì che possa avere. In questo modo, anche se vogliamo, semplice, perché poi rispetto ai precedenti film di Lantimo, secondo me è un film molto più accessibile come ritmo, come stile di racconto, è proprio brillante dall'inizio alla fine. Eh, però dice, dice ripeto. Per questo io l'ho accosto a Barbie, oltre che per i temi, anche per questo, perché dice in maniera molto, tra virgolette, mainstream un sacco di cose che in, nel cinema mainstream non si dico. Banalmente, a un certo punto, lei ha questo approccio al sesso che è proprio tipo, oh, è una roba che mi piace fare ed è una roba normalissima, cioè quello è che è una roba normale, quindi, ah, la prostituzione mi pagano per fare sesso, vabbè, oh, figata, cioè c'è anche quello. Certo, che... eh, mi pagano per, eh, cioè, è, è il, vi pagano per giocare, cioè la che il che non significa che il film non ti faccia vedere che magari questo la porta a fare cose che non c'ha voglia di fare, però, di nuovo non c'è un elemento moralizzatore e quando arriva, arriva dai da quelli che poi di fondo sono i personaggi negativi del film l'elemento moralizzatore, anche su questa sua scelta. E quindi, veramente, secondo me, da questo punto di vista, l'ho veramente apprezzato. A prescindere dal fatto che poi è un film molto divertente, ripeto, brillantissimo. Poi è a livello visivo di messa in scena, scenografia, eccetera, è. È quello che ti immagini se pensi, Yorgos Lantimos con un assegno in bianco. Adesso poi non so, cioè assegno in bianco è un concetto relativo, non so neanche quanto sia costato il film. Uh, vedo 35 milioni, per cui non è che è una roba fuori di testa. però comunque, 35 milioni è un budget che non so quanto spesso uh, lui, lui abbia visto. cioè La favorita era costato meno della metà, e immagino che anche i precedenti stavano da stavano da quelle parti e che ce lo mette tutto perché immagini fuori di testa, scenografie, è proprio questo mondo surreale, l'uso dei colori, fa veramente un sacco di cose, i costumi sono pazzeschi. È bellissimo a livello eh, anche proprio solo come esperienza visiva. E poi di nuovo bravissima lei ma è bravo tutto il cast secondo me Mark Raffalo è veramente molto molto bravo e tra l'altro in un personaggio molto diverso dal solito non è che non mi ricordo molti ruoli sia con questa impostazione a livello diciamo morale tra virgolette sia proprio in cui lui va così sopra le righe fuori di testa quindi è anche una cosa diversa da, da quella a cui siamo abituati cioè Credo che a livello di Oscar sia l'anno di Robert Downey Jr. come attorno a un protagonista e lo vincerà lui. Però io tipo Mark Raffalo che glielo ruba non lo vedrei assolutamente come una, cosa, come una cosa strana. E attenzione perché secondo me non è da sottovalutare Emma Stone contro Lily Gladstone come migliore attrice. E... È più combattuta di, di, di quanto magari possa sembrare, anche se immagino che vinca Lily Gladstone, però di nuovo, secondo me se vincesse Emma Stone... Non sarebbe una e tra l'altro è, è chiaramente un ruolo molto più flashy, Questo qua, flashy nel senso di scatenato rispetto a quello di Lily Gladstone, ma in realtà le cose migliori che fa Emma Stone sono le, le, le cose sottili, le, le, le piccole cose a cui non fai caso se non ci stai attento, tanto quanto l'interpretazione di Lily Gladstone, quindi insomma, però vabbè, e secondo me è un, è un gran bel film. Veramente veramente bello, azzeccato, funziona, c'è un sacco di idee, ha qualche limite, forse la parte centrale è un po' meccanica nello spiegarti alcune cose, però proprio due belle ore al cinema e tante cose interessanti da, da dire, da mostrare. E finisco qua anche perché mi si è improvvisamente seccata la gola. Ah Ok, <ride> Tant Io tanto stavo guardando... Uh, spero di poterlo recuperare questo weekend. Cioè, se lo mm -hmm. trovo in originale, comunque da queste parti sì, sì, no, ma veramente, veramente merita nella, nella maniera più assoluta. Poi, nel senso, eh, probabilmente sono più belli i film precedenti di Lantimos. però questo non è scudo che, sia, che finisca per essere il mio preferito dei suoi, proprio per questo spirito ancora più estremo, cioè porta più all'estremo la sua parte più casinista, cazzara, buffa, che magari che negli altri comunque alla fine era sempre un po' trattenuta secondo me in alcune cose. E, e questa cosa mi è piaciuta. Eh. Va bene, parlaci di Monarch. Sì, allora Monarch è questa serie, cito la Wikipedia, creata da Chris Black e sviluppata da lui è Matt Fraction che attenzione comunque nel senso nel caso di Matt Fraction è uno che ha avuto una carriera nell'ambito di eh, fumetti fumetti. bravo esatto io non lo conoscevo ovviamente perché, ah, so, ha, fatto, ha fatto tante cose molto belle Matt sì, Fraction sì, sì. Eh, esatto. Scusa, cioè menzioniamo un, un paio di cose volendo, nel senso lui ha, a parte che ha, è esploso se non sbaglio in Marvel con cicli sugli X-Men, non, non mi ricordo perché li confondo perché è il periodo in cui avevo smesso di leggere in maniera assidua, uh, ha, ha dei cicli con, comunque sulle, sulle varie robe degli X-Men ma ha fatto un, un sacco di robe in Marvel, Spider-Man, Iron Man, Thor... La Rava, la Fava, Avengers contro gli X-Men, veramente, veramente di tutto. Eh, non, non saprei menzionare altre cose fuori dalla, fuori dalla Marvel. Però, sì, insomma, è, è stato uno degli autori di fumetti grossi, diciamo, del, del, dell'inizio di questo millennio, di quelli esplosi in quel periodo. Ok, io invece per questo non lo sapevo figura, per cui io, eh, ho dato più. Un, diciamo più peso alla presenza di Chris Black perché ha fatto delle cose che mi sono piaciute nel senso che ha lavorato alla produzione di Outcast la serie ha lavorato a Scissione soprattutto che Severance diciamo in, in originale che secondo me è stata una delle serie Apple TV più interessanti degli ultimi anni ci è piaciuta veramente tantissimo quindi in qualche Quanto modo tra lui, lui lavora da un pezzo vedo che ha lavorato perfino su Xena sì 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 è un, uh, è un veterano diciamo così sì. Okay. Quindi insomma c'era dietro un team uh, interessante. Era interessante anche l'idea: quello che in realtà non mi sembrava per niente interessante sulla carta era che parlasse della Monarch, questa agenzia praticamente che nel, nell'economia del monster verso che è stato portato al cinema e anche in televisione negli ultimi anni da Legendary, da legendary Pictures e Television, insomma. da era la parte che mi interessava meno, cioè sapere tutti gli intrighi dell'associazione che si occupa di monitorare i titani, eccetera, 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 e poi anche perché in alcuni film, soprattutto per esempio nel secondo, era la parte un po' sviluppata peggio, diciamo così, quindi boh, non è che mi interessasse così tanto. In realtà la serie funziona bene perché fa delle cose che sono... Mh, allora, è ambientata sostanzialmente nel 2016, fammi controllare. Sì, praticamente è la storia del. È abbiato dopo il G-Day, quindi il, dopo che c'è stata l'apparizione di Godzilla nel, nel film di Gareth Iwards, quindi nel quello che è stato il capostipite del Monster Verso, e da lì diciamo così, segue le vicende di alcuni di sostanzialmente due gruppi di personaggi, con poi ci sono dei personaggi in comune. Eh, e lo fa attraverso eh, due linee temporali sostanzialmente. Una linea temporale del presente che è ambientata, certo cerco di non fare spoiler, dopo il g in cui praticamente una, ehm, una ragazza, una, una giovane donna, diciamo così, va alla ricerca del padre, scopre che questo padre, il padre era un, aveva una seconda famiglia sostanzialmente in, in Giappone, quindi conosce il suo fratellastro e assieme diciamo, vanno, iniziano a fare la ricerca del padre che era dato per morto, ma che in realtà lavorava per la monarca, in realtà era coinvolto nella faccenda di Godzilla e in qualche modo non era esattamente chi diceva di essere in famiglia, diciamo così. Era, in questo caso è Hiroshi Rand che è interpretato da Kei, Keiko Contemporaneamente, Quindi questa linea è abbinata nel presente e il Parte praticamente con questi due fratellastri e poi anche altri personaggi che vanno alla ricerca di questo padre dato per morte che è scomparso. Nel farlo, incontrano il, un personaggio che è. aspetta, che intanto sto cercando di noi perché incontrano L'Ishō che è interpretato da carter Russell, che è un personaggio che Fin da subito ha delle, circo, diciamo così, delle caratteristiche compostali, ad esempio è molto, molto anziano: ha 90 anni nell'economia del racconto. E tu, spettatore, cioè all'inizio questa cosa viene liquidata con una battuta per dire sì, sì, me li porto molto, molto bene perché in realtà è l'attuale Cartrass che credo sia un. vediamo quanti anni ha, tra l'altro? È del 51, per cui è, è più giovane, è anche poi abbastanza più prestante, diciamo così, di, di un novantenne e mezzo per cui ti dici, vabbè, all'inizio pensi, questa cosa sarà perché volevano Cardras, sarà perché comunque la storyline poi della serie è quella che è, quindi magari serviva questo escamotaggio narrativo, però alla fine questa cosa rimane sullo sfondo e viene ripetuta alla fine. Comunque questo gruppo nel presente si congiunge, iniziano a capire a andare alla ricerca di, di che cosa sta facendo la monarch, che è questa agenzia che tecnicamente dovrebbe sorvegliare i titani, ma di cui scopriamo che nel corso degli anni sono cambiati all'interno un po' di cose, ha cambiato vocazione, ha cambiato metodi, eccetera, eccetera, eccetera. E poi c'è la linea del passato, che è praticamente invece dove vediamo lo stesso personaggio di Lee Show, che però qui è interpretato dal, suo fi dal figlio di Catrast, da Wyatt Raster, che secondo me è molto bravo, oltre ad essere una scelta di casting intelligente interessante anche a livello di marketing se vogliamo però tutto sommato proprio centrata nel senso che funziona molto molto bene nel senso che Wyatt Russell eh, si vede proprio come imiti, cioè non imiti però cerchi di replicare quelli che sono gli atteggiamenti del se stesso da vecchio quindi è, è molto coerente come personaggio è, è, è veramente buffa sta cosa di Kurt Russell e Wyatt Russell che cercano di imitarsi a vicenda per farsi funzionare come la stessa persona secondo te sarebbe stato meglio se non l'avessero cioè nel senso mi immagino una roba in cui se ne fottono completamente no io faccio me che me ne frega anzi allora, voglio essere diverso due, due, <ride> due ti do due risposte la prima è che io potrei non essere così sensibile come, ti, come credo e quindi magari nel senso che io ammetto di essere un pochino debole nel, nel, nel percepire determinate finezze, per cui ho avuto l'impressione. Non no, ha mai dichiarata questa cosa, ce cioè l'hanno ah, detto certo. che loro hanno, cioè, senza farsi l'imitazione a vicenda perché certo, poi certo. che cazzo viene fuori. Però hanno cercato di imitare un po' i rispettivi manierini, di impaiare ad accordare lo stesso personaggio. Sarebbe stato No, è, chiaro, è, anche... è che è buffo fra padre e figlio. Sì, sì, sì. Tra l'altro allora, che si era, invertono era ovviamente, perché è perché... molto divertente quando lo fecero in nel terzo Man in Black. In cui c'era Josh Brolin che cercava di recitare come Tommy Franklin. Sì. No, no, dico solo che qua me lo rende buffo il fatto che siano padre e figlio, ah. e che quindi in realtà si invertono perché c'è il padre che cerca di imitare suo figlio per fare se stesso da giovane, e il figlio che cerca di imitare suo padre per fare se stesso da vecchio. Sì, e poi fai boh, io premesso che lo so quali siano stati i trascorsi familiari tra i due però mi immagino che abbiano passato comunque presumibilmente un bel po' di tempo assieme per cui ci sono anche tutta una serie di automatismi e di meccanismi che prescindono la volontà recitativa e che sono magari proprio sotto pelle, per cui questa cosa non, non puoi non pensarci divertente però insomma funz... quello che conta è che nell'ottica della serie funziona molto bene quindi nel passato abbiamo questo come si dice questo militare, diciamo così, che è tra gli artefici del progetto Monarch, quando proprio non avevano budget, proprio perché cercano comunque di... e eh, lo fanno, sono lui, Keiko Miura, che poi si scopre avere ovviamente poi un rapporto con altri personaggi del passato, e poi Birranda che era il personaggio che eh, era stato, è il, eh, il padre di Roshiranda, quindi è il padre del, del genitore scomparso nella linea temporale del presente, mentre invece negli anni 40 è in, un giovane, eh, un, credo antropologo, però non, non ricordo esattamente il titolo nello specifico, ed era anche il personaggio, qui viene interpretato da, so, da Anderson Holm, però veniva interpretato anche da John Goodman nel Monster Verso Cinematografico. Poi non ricordo esattamente il, il contesto perché non ho le idee chiarissime, credo in uh, School Island, se non ricordo male. Ad allora, ogni modo, è lo stesso personaggio. Eh, sì, eh. Mi, mi sa che era in Scala Island, però esatto. non, che poi è il film dove, dove viene mostrata molto Monarch, se non, se non ricordo, non lo so. I film eh, di, sì. di, di, di stasera tranne il primo che amo molto, li rimuovo appena li ho visti. Io li ho, li ho gustati nel senso come baracconi però secondo me c'è proprio molta differenza tra quello che era il taglio che avevano dato col primo e quelli successivi. Ecco qui invece... Pe, viene... Per assurdo Godzilla Minus One ha un taglio, cioè secondo me più, poi alla fine è anche più riuscito. Più vicino a quello di Gareth Edwards rispetto a tutti i seguiti di quello di Gareth Edwards. Ecco, e ti dirò che questo mi ha ricordato sia Godzilla One, sia quello di Gareth Edwards, intendo Monarch. In primo luogo, perché fa esattamente la stessa cosa che fa Godzilla One, cioè attraverso la, la parte del passato. Racconta, si diverte da un lato a raccontare a ricelebrare le origini di Godzilla del Godzilla cinematografico, perché poi comunque ci sono quelle cose lì. Dall'altro ne ripesca alcuni elementi che poi, magari, in tanti film successivi eh, sono stati un po' messi da parte, ad esempio, l'elemento politico, l'elemento eh, l'importanza sociale di metafora di casino del dopo la seconda guerra mondiale, non necessariamente la bomba, ma anche però più che altro una. Eh, insomma, quello che fa Godzilla Manusuan, cioè il, il, il problema del Giappone, del popolo giapponese dopo la seconda guerra mondiale, qui diventa il problema del popolo americano, quindi i vincitori, per assurdo, dopo la seconda guerra mondiale, viene in qualche modo incanalato e anche un po' metaforizzato da Godzilla, per cui fanno, sono due opere abbastanza gemelle da questo punto di vista, è stato, è stato singolare anche per me vederle a distanza così ravvicinata. Detto questo, secondo me funziona bene sia per come gestisce questi due gruppi, nel passato e nel presente, per come piano piano ti racconta, perché ovviamente non è che sono due linee narrative che vengono separate, c'è un montaggio alternato, un montaggio alternato a livello tematico, per cui se tu nel presente succede una cosa, un evento, una sensazione, il montaggio poi di solito si sposta sul passato, rimandando non necessariamente in maniera consecutiva, sequenziale, ma su un momento del passato che è collegato a quella situazione, a quella sensazione che è stata invocata nel presente. Secondo da quel punto di vista, senza essere troppo clamorosa, funziona comunque molto bene. Eh, arrivi a capire le motivazioni dei personaggi poco alla volta, fa un, a volte, ma molto raramente, fa il giochetto che faceva l'Osco di flashback e flash forward, ma non, non è quello il punto del racconto. e Piano e piano ti porta a capire come è cambiata la Mora, come sono cambiate le cose, come mai ci è, è, è stato di mezzo l'esercito che ha piantato grane. È Interessante come racconta l'approccio uh, allo studio dei titani nel senso che, da una parte, c'è una fisica quindi che è attirata, uh, cioè va a cercare un determinato spettro uh, nucleare. Adesso, poi, io non sono fisico, quindi mi limito a quel po' quelle quattro cose che mi servivano da capire da serie però va a cercare commenti scientifici di questa cosa. Dall'altra, invece, c'è la, lo studioso di folklore e antropologia che invece arriva alle medesime soluzioni intervistando popolazioni aborigene piuttosto di, 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 di o di zone non aborigene però diciamo autoctone eh, riguardo le loro leggende e i loro miti e dice eh, però qua questo godzilla ha compiuto le mie, le mie, i miei avvistamenti tra virgolette in base alle interviste sono, coincidono con quelle che sono le tue analisi sullo spettro dell'atmosfera insomma è interessante come comunque niente niente ti buttala anche due letture di questo due approcci possibili a questo fenomeno se esistesse nella realtà, per assurdo, cioè se, se esistesse nella realtà probabilmente effettivamente se ne occuperebbero gli scienziati con i loro strumenti e gli antropologi con i loro strumenti, quindi andando a ricercare nel folklore, nelle tradizioni delle varie, delle varie civiltà. Quindi è, è un criptozoologo, ecco, l'ho recuperato adesso, il personaggio di Birran, però all'inizio viene considerato l'umanista, cioè quello che non ha metodi scientifici ma più... Interviste sul posto, eccetera, eccetera, eccetera. però è, mi, è, mi è sembrato molto sfizioso come modo. Come messa in scena fa il suo, nel senso che funziona bene. Ah, si diverte in un paio di occasioni anche a eh, rimaneggiare quello che era il linguaggio dei Godzilla classici giapponesi degli anni '50, del '54 in avanti. Per quello fa. Utilizzando digiticamente delle, delle tecniche di ripresa d'epoca per poi mostrarti il risultato, mostrarlo allo spettatore attraverso i personaggi della serie, e tu hai la sensazione di vedere comunque un po' eh, quell'estetica quell del Godzilla degli anni 50. Funziona bene, poi è avvincente, ha la giusta tensione, ha dei bei momenti, eh, non è a parte. Il solito, punto dell'esercito che decide di eh, intromettersi di distruggere piuttosto che capire queste cose. Così, eh, però, tolto questo, non è eccessivamente manichea nella divisione dei suoi personaggi. Comunque, poi ci sono eh, c'è chi ha le sue ragioni, pur non essendo cristallino, eccetera, eccetera. Si vede anche un po' a scombinare i ruoli. E poi, ecco più che altro di nuovo visivamente, ce la fa, i soldi che Apple ci ha messo si vedono nel senso che comunque i, i titani Caio comunque li si voglia chiamare funzionano bene eh, funziona bene anche il modo in cui ci sono, sono stati gestiti con, eh, con il resto delle riprese della messa in scena mm, è, è, un, è una buona serie Apple nel senso che Apple è, è, è generalmente molto curata sotto aspetto sotto questo aspetto ci hanno, si vede che ci hanno investito e secondo me ecco non, non sono andato completamente d'accordo con la parte finale che diventa un po' troppo fantascienza, la... cioè, verso il finale diventa un po' troppo School Island, un po contestualmente parlando, nel senso che poi non fare quella faccia, nel senso che <ride> diventa, cioè, finisce per, anche dovendo tenere... Ecco, lo dico, secondo me il problema è che questa serie a un certo punto deve rendere conto al multiverso di cui fa parte. Mm. Cioè, ah, quindi praticamente come le serie, ma... Arri arriva, arriva Coso? <ride> arriva, arriva Falcon a un certo punto. Ah, no, a un, no, però a un certo punto, nel finale in cui succedono e si vedono le cose, ma soprattutto a livello artistico, a livello di messa in scena, di scelte di uh, scenografia, ambienti, eccetera, eccetera, diventa un po', un po' troppo, si vede che deve tendere per in qualche modo amalgamare un immaginario che al cinema è stato... Uh, piuttosto frammentato, quindi è piuttosto diviso. Non dico che non funzioni, è emozionante il finale. Mi è piaciuto, però esteticamente è un po' troppo dissonante rispetto alla serietà, diciamo così, contestuale mm. del resto della serie. ho capito, però io lo promuovo. Nel senso, mi sono divertito a l'aversi. Non ho, non ho ancora provato a guardarla, magari una chance gliela, gliela sì, darò sì, Intanto come... in chat c'è Davidino che dice che sei un maestro, ne sai a pacchi di film e ti ascolta sempre volentieri. Beh sì, non, non nego di... <ride> è quello che sono, eh. No, no, ragazzi. <ride> non, non nego di essere un maestro. Maestro, però, veramente, grazie. <ride> eh, e chiede, perché lui arriva sempre e fa sempre le domande eh, scomode, secondo voi qu cioè, qual è il film di Godzilla più bello? che ce ne sono quanti ce ne sono, Shingo, sono tipo Shingo, 40 per me Shin Godzilla ah, eh vabbè la risposta però, facile però, però attenzione non ho visto tutti i film di Godzilla quindi è no, la infatti. mia scelta generale però voglio dire perché è diretto l'idea che hanno se lo stesso film fosse titolato Shin Godzilla ed erano due ore di Godzilla che scorreggia sarebbe comunque stato il probabilmente il mio film preferito di Godzilla <ride> Probabilmente que... anche il mio a quel punto, <ride> eh, è, ah, è un'idea della Madonna. <ride> sto pensando. Io ho, ho visto l'originale da ragazzino, ma me lo ricorda malapena. Dopodiché, in realtà, credo di aver visto. Ho visto quello di Emerick, e ho visto questa serie nuova e ho visto uh, Godzilla Minus One. Non ho neanche visto Shin Godzilla. Perché... No, io, io ho avuto un incredibile buco di culo. Che in una rassegna letteraria in cui lavoravo... No, Scusa, aspetta, cioè, eh. e fra questi qua, cioè. L'originale in realtà non lo considero nel, nel decidere qual è il mio preferito perché veramente non me lo ricordo, pur avendolo visto. Eh. Di questi, cioè Dei Godzilla che ho visto, ovvero quelli americani da Emeric a ah, questa serie qua recente, e Minus One, i miei preferiti sono Godzilla, quello di Edwards e, e, e Minus One. Allora, io, 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 io per caso, cioè nel senso, anni fa da studente lavoravo in una, cioè lavoravo come tuttofare, in una rassegna letteraria, culturale, ma io proprio tipo montavo il bike, la ma bassa manovalanza, diciamo così, e tutte le sere come chiusura all'ultimo incontro c'erano le proiezioni, e il mm -hmm. tema di quell'anno era Godzilla, i kaiju, per cui hanno proiettato tutti, all'aperto, tutte, non so quanti i primi film della serie originale. Ah, per cui a quel punto io non avevo un cazzo da fare, finivo da lavorare, mi sedevo su quel punto, che mi riposavo, mi tenevo sulla sedia e mi sparavo il Godzilla di turno, per cui me ne ricordo meglio del previsto. Ah, vedi, vedi. Tra l'altro Davidino chiede di Godzilla vs Kong, sì, cioè, l'ho visto, Se intendi quello lì uscito un paio d'anni fa, l'ho visto, è eh, una cazzatona, mi sono divertito. Eh. Va bene, cioè, Godzilla un po' bricosso, Kong un po' bara, per fare bella figura, secondo me, eh, però va bene. Cioè. È quello che, che Kong si prende, tipo, combatte con l'arma atomica, pezzo di Godzilla, eh. cioè, fa una roba che sennò no non potrebbe fare sì sì cioè si fa aiutare da Godzilla per fare il figo sì. Eh, eh. Sì, perché se no sì. non c'è paragone e tra, tra l'altro voglio dire è un po' un'ingiustizia che perda Godzilla, perché c'è cioè, stava a vincere solo che gli staccano la spina e vabbè così sono bravi tutti però allora sì. e eh, che cazzo eh sì capito. però secondo me c'è davvero molta differenza tra, tra quello di Ewards e, e, e le derive che poi ha preso dopo No, sense. è chiaro, però è anche vero che cioè, se l'intenzione è quella di metterci dentro gli altri mostri. Alla fine quello di Edwards ha un certo tipo di tono: che se vuoi fare Godzilla contro Kong, non puoi avere. <ride> Onestamente, <ride> devi per e forza sì, buttarla sì. un po' nella cazzata. Se vuoi fare Godzilla versus Kong. Eh... Eh, però però vai a sapere. Ah, sì, sono... boh. eh, no, la cosa bella di Godzilla Minus One è che, secondo me, con dei limiti e con dei problemi. Però riesce a fare una cosa che secondo me anche a Edwards non riesce fino in fondo, cioè a, dare, a rendere interessanti le storie dei personaggi umani. Alla fine Godzilla Minus One funzionano entrambe le cose: non è solo che è fichissimo ed evocativo quando c'è il mostro che spacca tutto, tra l'altro è veramente spaventoso come trovano non siano praticamente mai questi qua americani. Eh, ma sono anche interessanti e belle le storie dei personaggi che parlano del Giappone, del, del loro rapporto con questo spirito di sacrificio messo a proprio a livello culturale, sociale del, 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 del dopoguerra. Parlano di tante cose che non è in maniera interessante. C'è un po' il problema che è la fiera della salsiccia, per quanto mi riguarda, perché veramente i cioè, personaggi femminili sono trattati in una maniera indecorosa, per come la vedo. Non ne abbiamo mai parlato, tra l'altro, io e te di questo film di Minus, Minus One. Eh, però, cioè, veramente ci stanno tre femmine e una sta lì per, per. cioè, ci stanno tre femmine che stanno lì solo allo scopo di, di motivare il protagonista, non fanno altro. Che, insomma. Mi direi, no, è, è ambientato era, la... nel Giappone del dopoguerra, però... Sì, fuori. però abbi pazienza, è ambientato nel Giappone del dopoguerra, ma l'hanno fatto nel 2024. Cioè, il problema è che l'hanno fatto i giapponesi di adesso che sono poco meno maschilisti di quelli del dopoguerra. Cioè, <ride> perché, perché, voglio dire, Pacinco 5 è ambientato pure nel Giappone del dopoguerra, ma... È è eh, sì, ho capito, però nel senso non è che... Cioè, quello che voglio dire è che è ambientato nel Giappone del dopoguerra, non vuol dire un cazzo, perché tu puoi comunque raccontare dei personaggi femminili dandogli un minimo di profondità pure sei il giappone nel dopoguerra lo puoi fare se non sei giapponese. e eh no è questo che dico cioè è, è un problema ed è un problema perché se sei giapponese stai in quella cioè adesso poi stiamo generalizzando ci sono autori giapponesi che riescono a scrivere personaggi femminili sensati in questo film specifico oltretutto secondo me spicca particolarmente perché è un film dove i protagonisti non sono L'esercito che affronta Godzilla. C'è proprio il tema del. L'esercito non ci dà una mano, noi cittadini prendiamo la situazione in mano. E porca puttana, dove stanno le donne? In voi cittadini che prendete la, la situazione in mano. Avuto... Allora, è ovvio che è anche una questione di dove sto io con la testa in questo momento e magari 15 anni fa non ci avrei fatto caso. Però adesso, fra che mia figlia, ma, ma in generale dove mi ha portato la cultura, le robe adesso, noto queste cose e ho avuto veramente un momento a metà di sto film che mi stava comunque mi, mi stava, e mi è piaciuto tantissimo. Ma c'è quando fanno l'assemblea di condominio per decidere come affrontare Godzilla, perché è veramente l'assemblea di condominio e dicono, ah noi cittadini, ed non c'è un, una, eh, non dico tanto, ma una donna in quella scena, ce la potevi mettere. E in generale veramente la, la vicina di casa sta lì, l'unica cosa che fa è trattare male il protagonista così si sente in colpa la figlia sta lì solo perché così il protagonista è, è teso perché la figlia, magari, la figlia, insomma la bambina muore, e la compagna sta lì perché, perché deve essere la, 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 la donna che lui che motiva la sua voglia di riscatto. E la cosa fantastica che secondo me è proprio la ciliegina, la, torta di, di, la ciliegina su sta torta di merda, ripeto, specifica su questo aspetto qua, il film mi è piaciuto un sacco, è che la compagna, che è l'unica che ha un minimo di motivazione personale, commette l'errore di provare a farsi una carriera e viene immediatamente punita da Godzilla per questa mossa. <ride> ok, va bene, scusate, donne in cucina, chiusa la parentesi. <ride> Andrea, non so se tu hai qualcosa da ribattere, però mi sembra abbastanza netta come cosa. Co Poi, giustamente, come hai detto tu, è un film giapponese, i giapponesi un po'. Un po' sono così. Sei ancora lì. Pronto. Sì, scusa, avevo senza il microfono. Dicevo adoro il Giappone. Sì, mi, mi, eh, però sono veramente da quel punto di vista lì. Eh, sono, sono, sono rimasti impermeabili, non hai cambi di sensibilità degli ultimi dieci anni, ma degli ultimi 40, <ride> Eh, abbastanza sì sì, sì no è certo poi Pacinco il è, è, è libro è scritto da, da un'americana figlia di coreani e, 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 e la, la serie è una coproduzione in cui i giapponesi sono i cattivi per cui è è, era solo per fare un esempio e dire che non è una questione di contesto storico è una questione di chi l'ha fatto certo vabbè comunque e, e, e ribadisco è una critica un aspetto specifico di un film che mi è piaciuto tantissimo ok eh, Fargo stagione 5. Tra l'altro io ti annuncio che ho iniziato a guardare la quarta. <ride> no, perché io la quarta non l'avevo mai vista. Non perché non la volessi vedere, ma siccome non era più su Netflix, mi è rimasta lì nel limbo della. Vabbè, prima o poi. Okay, la ma recuperato. quindi tu la quinta non l'hai vista? Ancora no, perché a questo ah, punto okay. ho detto: Vabbè, comunque la quarta mi incuriosisce. Provo a guardare la prima puntata. Non mi sembra male, e quindi è finita che stiamo guardando la quarta, e poi magari guarderemo la quinta. Ah, ok, 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 va bene. ci sta. Allora, io Fargo, intanto sto cercando le informazioni su Wikipedia, così mi. Allora, io la, con Fargo ho apprezzato moltissimo le prime tre, la quarta l'ho mollata mh, perché mi stavo annoiando, eh, la quarta è quella con Chris Rock, con, uh, perché mi sembrava. Non, cioè la, la, allora, la recupererò, quello è nei miei piani, però diciamo che quando ho iniziato a guardarla, non so se poi mi ero messo a guardare se sono allora... o sì, vai. Scusa, mi inserisco solo per dire, secondo me le prime due sono dalle parti delle migliori robe di sempre, cioè veramente due capolavori, io preferisco lievemente la seconda, anche se insomma c'è dibattito eh su sì. questo. La terza secondo me ci mette un sacco a ingranare, quando ingrana diventa molto bella anche quella, però già non la considero al livello delle prime due. La quarta, e ho visto solo un paio di puntate fino adesso su tipo 11 per cui insomma, mi sta sembrando per adesso una roba, cioè... Una, una bella serie, un bel crime-drama ambientato nel passato, ma assolutamente non a livello delle prime due come belle eleganza, cura formale, eccetera. Questa è la mia impressione fino Allora qua. sì, la mia più che altro della quarta invece che sfilacciava un po' troppo a livello di trama, anche nell'ottica di una serie okay. che è spesso, sono sempre state spesso corali come quelle di... Mm -hmm. Così vediamo che è una serie antologica per cui ogni stagione, a parte dei legami, dei nessi, delle circostanze, è, è indipendente in una delazione. In sì, poi anche i legami molto vaghi erano sì. abbastanza forti fra prima e seconda, perché c'era tipo era prima, la seconda, e personaggio giovane che vediamo anziano sì, nella, sì, sì, nella sì, seconda, sì. ma già la terza era veramente molto per i cazzi suoi, sì, 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 esatto, totalmente. Ecco. Invece, appunto, la quarta era quella che ho... No, e poi c'era, scusa, e nella prima c'era un legame col film, nel senso che trovavano, uno degli spunti di partenza della prima stagione era che un personaggio trovava i soldi che nel film erano rimasti seppelliti sotto la neve. Ah, sì, sì, che era stato anche un elemento dibattito, io non me ne ero accorto. ne parlammo all'epoca, se non è stato È vero, E, vabbè, comunque, in ogni caso recupererò la quarta dicevo l'ho mollata perché in quel momento non mi andava più ma non perché non la trovassi deprecabile non, non mi aveva acchiappato ed ero passato a vedere altre poi passa il tempo mi dimentico per cui devo riprendere dall'inizio e contro la quinta avevo già voglia di vederla perché mi interessava il caso mi interessava il contesto e effettivamente secondo me al momento l'ho trovata la migliore l'ho trovata anche migliore delle prime due, l'ho trovata veramente eccezionale, nel senso che riprende eh, quel tono un po' stranunato delle prime due, che poi è anche quello del film e che è anche un po' il tono stranunato dei fratelli Coen, dove in genere esiste tutto questo, tutta questa riflessione sul tema del caso, che è una riflessione che in parte ha dei connotati anche religiosi, cioè dovuti comunque al, alla tradizione ebraica, in quel caso esiste, ma è un elemento comunque eh, soggetto a determinate, a determinate circostanze, a determinate forze. Poi c'è sempre una struttura quasi parabolica, di parabola, diciamo, nella narrativa, nei nel loro racconti, per cui esistono anche tutta una, esiste anche il karma, oltre a questo, per cui esiste sia una convivenza, uno scontro tra il caso e eh, il, i debiti che le persone stipulano con la vita attraverso i loro comportamenti, diciamo così, e, insomma tutte queste cose qui che sono delle, delle cose che in qualche modo vanno a, a modificare il contestuale, gli aspetti più realistici di queste serie, che comunque non sono soprannaturali o altro, ma che dove in ogni caso senti che ci sono delle forze in gioco, in movimento, che sono Quasi metafisiche, se non apertamente in effetti, metafisiche, che possono riflettere in alcuni antagonisti in alcuni avversari, in alcune circostanze, pur essendo il contesto tecnicamente realistico della narrazione, qui secondo me ritorna molto bene con lo stesso equilibrio, perché tu sai che stai vedendo una cosa che è plausibile, dove sai che però possono succedere delle cose, cioè dove. Dove in qualche modo la narrazione non si nasconde con le, sue, con le sue regole. Tu sai che se un personaggio fa una cosa, quella cosa avrà un effetto anche nel karma del personaggio, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, c'è questo equilibrio che è molto molto difficile da mantenere, ma che sono riusciti a mantenere sempre molto bene, sia come spesso nei loro film che in queste tre stagioni dove loro scherzo siano produttori esecutivi. Eh, in ogni caso. In questa qui, secondo me, tutto ritorna, funziona benissimo, è leggermente più eh, horror e dark, nel, soprattutto all'inizio, in parte perché è data da Halloween, e si diverte tantissimo a citare Carpenter, a divertirsi a citare eh, Nightmare Before Christmas, anche nelle musiche fa proprio dei veri e propri riferimenti, e poi passa del Natale, va avanti così tutto quanto, però diciamo che il tema principale è Halloween, è anche la serie è contestualmente più horror, forse più nel linguaggio, più nelle scelte, di, eh, nelle scelte estetiche, che non tanto nella trama, però anche se di ogni tanto fa un capolino delle cose, e, però ha un'identità molto molto forte, molto molto riconoscibile, cioè, è, è veramente strepitosa. E racconta sostanzialmente, è anche, una serie, è anche una delle stagioni più politiche che ho visto finora, quindi nella, nella quinta stagione, perché? perché racconta sostanzialmente la storia di si apre con questa siamo nel 2019, quindi prima del Covid e pieno momento Trump, quindi ha quell'America lì sostanzialmente e te la racconta molto attraverso la serie, perché? Perché a questo punto abbiamo, parla di questa uh, giovane donna, Dorothy interpretata uh, da Juno Temple che uh, a causa di una casualità, a causa di un, una circostanza casuale all'inizio della stagione viene schedata dalla polizia e questo la porta ad essere riconosciuta da quello che era lei ha una vita con una figlia con un marito che le vuole bene ha, Diciamo, è, sembra una persona molto, molto comune anche se eh, fin dall'inizio ti si appare un po' eh, nervosetta un po' ha una sua pericolosità con personaggio, è un personaggio comunque positivo al 100% però è un personaggio eh, che si sa muovere e e praticamente viene in qualche modo, rientra nel radar di quello che noi poi scopriamo essere il suo ex attuale marito, perché non ha mai divorziato da questo personaggio che è un, come si dice, un, uno sceriffo, Roy Tillman, che è impietato da John Hamm, che è uno sceriffo costituzionale, che è uno sceriffo che praticamente fa eh, in qualche modo, si ribella, diciamo così, o applica le sue regole sul territorio eh, a prescindere da quella che è la da quelle che sono gli Stati federali. Mi ricordo che quando per esempio eravamo, stavamo registrando su, eh, sull'ultimo scorso c'era Staglio che ha raccontato: spiegava come più ci si sposta nell'America da New York, da un certo tipo di, di civiltà, viene meno, diciamo, la lealtà verso il, il governo federale per certi versi e qui è esattamente quella cosa lì cioè noi abbiamo uno sceriffo un personaggio un uomo di legge che però rinnega l'America o comunque il governo l'FBI e determinati organi perché li considera democratici e troppo molli inadatti diciamo così lui agisce secondo il volere di Dio per cui ha la sua regola ed è letteralmente è a capo anche di una milizia eh, paramilitare ed, che potrebbe, dove, che potrebbe essere la stessa che ha saltato il Campidoglio all'inizio del 2021. Per cui è esattamente quella cosa, quella cosa lì. È, un, è proprio il, anche se non viene mai apertamente detto, è il sostenitore il, il sostenitore redneck di Trump. Non so come dire a quel tipo di gruppo lì. E, e lui, la, questa donna la menava quando stavano assieme, questa sua ex moglie, quindi lui la va la vuole recuperare, la vuole riavere perché ne è ossessionato e da lì si innescano tutta una serie di racconti dove entrano in gioco anche altri personaggi, ad esempio il personaggio di Lorraine che è eh, la principale antagonista di John M, che è Jennifer Jason Lee, che invece è, un, è la madre, del, è la, la suocera diciamo di Dorothy, del personaggio di John Temple, che invece è potentissima e tra l'altro lei si sì è legata a Trump ma se ne serve, nel senso che è a capo di un'azienda di riscossione di debiti, lei compra i debiti delle persone e in qualche modo questo le, le conferisce molto potere molto e molta influenza. Ed è un film dove in qualche modo si parla di elementi horror, destino, eccetera, che emergono soprattutto attraverso il, come si dice, un personaggio che si chiama Ole, che è, World, che è, un, è il classico cattivo, quasi metafisico alla coin, per cui è un Sigur piuttosto che il personaggio di Billy Bob Thornton della prima stagione, è quel, quel genere di personaggi lì che agiscono del tutto al di sopra della società. In questo caso qui c'è una dimensione evidentemente metafisica o più metafisica del solito, diciamo così. Però per lo più è un è, è politico per due modi. Primo perché ti mostra come in qualche modo in una società patriarcale Dominata dagli uomini, come quella americana, eh, un, gruppo di, cioè, un gruppo di donne, ciascuna con, le sue, eh, con i suoi problemi, ciascuna con le sue ambizioni, le sue evoluzioni, dove ci sono Dorothy, dove c'è il personaggio di Jerry Ferrezolli e dove c'è anche la. come si dice? Aspetta eh, che. Una, una vice in, in, investigatrice della polizia locale in, in Dirò, che è interpretata da Alicia Moriani, che in qualche modo si mostrano e riescono a tenere testa a una società dove, comunque, oltre al maschilismo, oltre al trampismo, oltre a questi gruppi paramilitari estremamente patriarcali, estremamente eh, come si può dire dominati da una cultura del macismo, dove le donne vengono proprio pestate, cioè ma letteralmente, oppure diventano condiventi ma eh, plagiate quasi, Ci, si ribellano a questo stato di cose, ciascuna con motivazioni diverse, anche entrando in conflitto tra di loro a un certo punto anche durante la storia, però è, è, è una serie veramente molto puntuale sul momento, cioè racconta un'America che era quella dell'altro ieri, ma che potrebbe essere quella di domani, anche uh -huh. per come diciamo, stanno andando... <ride> si stanno muovendo le elezioni negli Stati Uniti. e È, è molto interessante che sia venuta nel 2019, quindi prima del Covid, proprio perché racconta anche le, 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 le sacche peggiori del Trumpismo, e poi ti racconta davvero, cioè ti, 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 ci vedi tutto quello che è successo negli Stati Uniti e nel mondo negli ultimi anni. In più, eh, parla anche del. del di, di, non voglio fare dico, anche in questo caso un mestoletto, però di donne che in qualche modo pur essendo consapevoli di un sistema estremamente marcio, estremamente corrotto combattono se la giocano molto molto bene contro personaggi effettivamente più deprecabili. Secondo me poi in tutto questo è girata da Dio, ha delle musiche pazzesche, è interpretata da Dio, non c'è un personaggio che sia fuori fuoco, non c'è una trovata che non funzioni. C'è anche per esempio Joe Keary di Stranger sì. Things, Infagator che fa il figlio di John Hamm, è un personaggio della Madonna, perché poi ovviamente John Hamm tratta male anche il figlio perché non lo considera abbastanza duro. Quindi c'è anche quella roba lì, c'è... Cioè e dove alla fine, diciamo, se c'è una morale tra le tante è che eh, con la gentilezza, la normalità, perché tu all'inizio conosci quello che è il nuovo marito di Dorothy, che ti sembra all'inizio un, un tizio un po', un po' in colore, in realtà è un tizio molto spontaneo, molto gentile, cioè... È, che è anche una serie molto bella perché praticamente risolve completamente non il, il nucleo della narrazione, lo risolve all'inizio dell'ultima puntata. Dopodiché, ti prende tutto il tempo di una puntata, quindi 40 minuti, per raccontarti un dopo, diciamo così, che però diventa tra le cose più belle dell'intera stagione, in cui scopri come mai Dorothy, che veniva picchiata da Don John Hamm, che è così, si sia. Innamorata di un uomo apparentemente incolore, ma in realtà per bene, di buon cuore, gentile, con cui ha fatto una figlia. Che è una ragazzina simpaticissima, che ha preso anche un po' dalla madre. La madre è una tipa molto, molto combattiva, cioè perché, comunque, una tipa che è fuggita da questo, eh, da questo ex marito abusivo che aveva letteralmente una milizia, per cui aveva anche proprio un clan di persone in questo range. così E anche come in qualche modo. Eh, e anche Ole il cattivo, cioè non è il cattivo Ole, è un personaggio neutro perché è il, è il sicario neutro che esiste secondo il suo preciso codice anche lui è un personaggio complesso e anche lui quando in quest'ultima ora incontra il, il marito di Lorotti di nuovo, un personaggio a cui non davi due soldi, capisci da tanti piccoli gesti, da tanti piccoli dettagli, dal modo in cui stappa una bottiglia e poi decide di, eh, di dargli, il, per dire, per offrire una birra, in cioè, sostanza facendo un, un rapidissimo spoiler, gli entra in casa un personaggio improbabile, in questo, a casa di questo tipo che è un normale venditore d'auto, nonostante la suocera fosse un pezzo grosso eccetera, lui fa una vita normalissima. Ha sposato questa ragazza la quale ormai conosce il passato e che comunque nell'ottica della stagione gli ha creato. Cioè, diciamo, lo ha coinvolto in parecchie faccende molto più grandi di lui. Lui, nonostante tutto questo risulta abbastanza impassibile ed è sempre se gentilissimo anche nel modo in cui gli, chi entra in casa un tipo irragionevole, un sicario, una persona che ha la fa, una faccia incredibile, e lui lo invita, se ne una birra, gliela offre, gliela stappa e oltre a mettergliela in mano, dopo così gli fa anche, il, gli fa anche lui il cincino, cioè gli, gli, è proprio piena di gesti, di dettagli, l'ultima ora che è bellissima ed è un'ora in cui la storia è sostanzialmente è già risolta. Secondo me è proprio un, una bomba. Okay. ma bomba, bomba tipo Succession nel senso è quella roba lì beh, beh secondo me le prime due stagioni ripeto, sì, sì. erano su quei, su quei livelli là la, 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 la terza cioè comunque bella però secondo me la terza era nettamente calata e ribadisco la quarta dal, dalla mattina la terza era quella, era, era quella con Io McGregor giusto con i due Io McGregor sì. e con le allora, relazioni allora è piaciuta molto anche la terza Uh, Anch'io ho preferito la prima nello specifico. Ho preferito la seconda. Se Anch'io. Anch io. Sì, su questo siamo d'accordo. Le prime due sono: secondo me, le prime due sono su un altro livello, e la seconda è un filo superiore alla prima. Eh. La terza non è assolutamente è molto bella, eh, però secondo me la terza ha questo problema: che ingrana davvero quando uh, il personaggio di Elizabeth, Elizabeth Winstead diventa centrale, cioè più o meno da metà. Secondo eh. me, ha, ha e non ha. Magari anche volutamente quell'eleganza, quel ritmo, cioè è proprio a un sapore diverso. Che ci sta anche, eh? non è che devi per forza Anche secondo me nelle è anche un po' più kitsch nella scelta del contesto. L'ultima, però, secondo me è veramente una, una roba. Non, for, forse mi piace di più perché l'ho vista più fresca, però di sicuro eh, mi sento di mettere a livello delle prime due. Ah, ci sta, va bene, va bene. Allora direi che per oggi abbiamo, abbiamo concluso, uh, io um, segnalo che uh, lunedì, um, lunedì 29 uh, che è fra tre giorni per chi ci sta guardando in diretta, scusa quattro giorni, no tre, tre giorni per chi ci sta guardando in diretta e uh, oggi se ascoltate il podcast appena uscito uh, di sera registriamo il nuovo popcorn diciamo tra virgolette retro dedicato a Face Off. E, e, e che invece martedì 30 eh, segnalo registreremo l'episodio le, le, dedicato alle nostre serie tv preferite del 2023. Mentre la settimana dopo, eh, probabilmente giovedì 8, però insomma vediamo. Eh, Dovremmo registrare il podcast dedicato ai nostri film preferiti del 2023, come al solito con la struttura delle top 5, eh, eccetera. Poi segnalo che ho vinto, secondo l'insindacabile opinione del, de, di chi ci segue, ho vinto l'asta videoludica, cioè l'asta cinematografica del 2024, le mie scelte sono state evidenti, ma di gran lunga le preferite. Perché sei, perché sei il vero maestro anche di, di queste cose. Non... <ride> ok. Se lo, se lo dici tu, no, no, citavo, citavo Davidino prima, cioè, il vero ah, maestro, okay. è chiaro, è chiaro, è chiaro. Uh, va bene, ah Davidino chiede quando King's Quest, e non lo so, quando ci organizziamo non abbiamo ancora deciso un momento in cui fare il podcast dedicato a King's Quest dai per oggi è tutto, grazie Davidino e a chiunque altro ci avesse seguito in diretta senza commentare e ovviamente anche a chi ci ha guardati e o ascoltati in podcast o su YouTube e ci vediamo la prossima settimana quando di che cosa parleremo secondo te la prossima settimana? Io di sicuro voglio parlare di tutte le nuove edizioni di Detective. Ah, la nuova... Ma sarà finita. Non è finita, però vorrei dire due parole. Ah, ok, va bene. Beh, poi la prossima settimana esce Argyle, il nuovo di Matthew Vaughn, esce di Iron Claw. Eh, per cui, allora, io di Argyle magari... non l'avrò visto sicuramente. Eh, avrò, potrei... avrò... Qua è, è uscito questa settimana, quindi magari riesco ad andare a vedere. Io vederlo avrò sicuramente visto Argyle. Ok, e Argyle, credo, non vorrei dire una fesseria, ma credo che esca anche con la prossima settimana. Sì, quindi teoricamente, cioè, ho i, i tempi volendo per riuscire a guardare entrambi prima del, del registrazione del podcast, poi la vita. Ora allora io potrei parlare anche della zona di interesse. Mm. Beh, quello però esce sensibilmente più avanti, o sbaglio? Sì, però è solamente prima. Eh vabbè però esce, sai che io preferisco, e allora, se, se, preferisco no. se se ne parla quando esce il 22 febbraio. No dai, ne parleremo. Ne parleremo, ne parleremo. Ne parleremo a tempo debito. Va bene, dai, è tutto e basta. Ciao. Ciao.